Nella nuova organizzazione del corso di studio, dei corsi di studio del Dipartimento di Economia, quest'anno vi è una offerta formativa che si aggiunge ed è il corso di Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione. Dove nasce l'esigenza di introdurre in un Dipartimento di Economia questo corso? Nasce banalmente da ciò che è sotto gli occhi di tutti, una pubblica amministrazione dove la quota di laureati è appena il 34%, la necessità di adeguarsi a tutta una serie di esigenze frutto della pandemia e quindi l'obbligo quasi per il nostro paese, per il Mezzogiorno, di applicare bene i fondi del Recovery Fund, tutti i programmi europei, intercettare e saper utilizzare bene tutti i finanziamenti che arriveranno al nostro paese, a realtà meridionali come può essere la Puglia, Foggia in particolare, dove il peso del lavoro dato dalla pubblica amministrazione di tutte le organizzazioni collegate con la pubblica amministrazione è notevole. Quindi questa esigenza si traduce in una università attenta al territorio nel mettere in pista un corso di studi capace di poter sopperire a tutte queste carenze, sia dei funzionari che già operano non laureati nella pubblica amministrazione e soprattutto dei giovani che possono trovare in questo corso di laurea una valida alternativa, perché ci saranno moltissimi concorsi pubblici e moltissime esigenze da parte di organizzazioni sindacali, di organizzazioni imprenditoriali, di associazioni del terzo settore, di aziende sanitarie, aziende previdenziali, basti pensare a INPS, INAIL, eccetera, che avranno sempre più bisogno di questo tipo di inserire all'interno delle loro organizzazioni questo tipo di risorse umane. Quindi noi abbiamo bisogno, in sintesi, di specializzare questa pubblica amministrazione dandole un titolo di studio formale e adeguato, quale è la laurea in scienze della pubblica amministrazione e della organizzazione. Immaginate quanto sarà importante avere oggi una pubblica amministrazione capace di utilizzare gli strumenti digitali, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, di saper leggere bene i dati, di saper adeguare quelli che sono, per esempio, piani di sviluppo locale, adeguati con ciò che invece i loro colleghi della porta a fianco fanno nella ripartizione paesaggio, territorio. Se io volessi sviluppare economicamente una determinata zona, un determinato comune, non posso prescindere dal fatto che chi è adibito, chi lavora nell'assessorato, chiamiamolo, delle attività produttive non dialoghi o non conosca il linguaggio di chi opera con i piani paesaggistici, i piani regolatori o i PUG dei comuni. Si va sempre più verso quella che si chiama nella pubblica amministrazione la conferenza di servizi, dove noi dobbiamo non solo e non tanto dare quelle nozioni settoriali più economiche, più organizzative, più legate a settori specifici, ambiente, ripeto, digitalizzazione, eccetera, ma dobbiamo rendere questo tipo di funzionari o questo tipo di risorse umane impiegate nelle organizzazioni collegate che hanno sempre più a che fare con la pubblica amministrazione capaci di dialogare tra di loro. Qual è oggi il vulnus, qual è oggi la maggiore carenza che viene denunciata da tutte le autorità pubbliche? È quella di una pubblica amministrazione che non è stata in grado di dialogare con se stessa e di dialogare con il Paese. Quindi noi abbiamo bisogno di formare, il corso di laurea questo farà, personale capace
di redigere atti e predisporre atti della pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di collaboratori in grado di fornire assistenza a tutte le azioni della pubblica amministrazione, capace di analisi e di saper fare reportistica e gestione, capaci di aggiornare archivi statistici, archivi elettronici. Immaginate quanto è importante oggi il dialogo tra tutte le banche dati delle varie pubbliche amministrazioni, quella dell'Agenzia delle Entrate con quella dell'INPS, con quella dei comuni, con quella delle regioni. Soprattutto l'organizzazione sanitaria, lo abbiamo visto con questa pandemia, è sempre più necessario avere risorse che gestiscono queste attività della pubblica amministrazione, immaginiamo le sanitas service, dotate di personale in grado, e potremmo continuare. Quindi l'invito sia a chi oggi già lavora ma nelle pubbliche amministrazioni in questo tipo di organizzazione, non ha una laurea, sia i giovani che stanno finendo il loro ciclo di studi delle superiori, a guardare a questo corso di laurea come una importante alternativa ai corsi di studio tradizionali. Noi lo faremo, questo corso di studi, in un'ottica più economica, meno politica, quindi come è dovere di un Dipartimento di Economia, e lo somministreremo in modalità in presenza e online, cioè in e-learning, in modo da consentire a tutti, secondo le proprie esigenze, di poter fruire di questa nostra offerta formativa nella modalità loro più consona e conveniente. Noi vi aspettiamo, non ho bisogno di pubblicizzare l'ambiente, le aule e la capacità di accoglienza della nostra università, che ormai è proverbiale ed è stata illustrata da tanti altri colleghi. Quindi il nostro, ripeto, è un corso che offre una alternativa che in questo momento è necessario cogliere per il bene del Paese e per il bene delle future generazioni, che siete voi, quelli che noi aspettiamo nelle nostre aule. Grazie.